Nel borgo di Monbaroccio è tutto pronto, si parte domani mattina con l'apertura dei mercatini. Esatto, partiamo finalmente domani mattina, è un evento che non vedevamo l'ora di far ripartire proprio per mostrare nuovamente il nostro paese dopo un anno di stop e quindi siamo fieri di annunciare l'inizio della nostra manifestazione. Quali saranno le regole da rispettare? Allora, ovviamente Green Pass obbligatorio e mascherina obbligatoria all'aperto. E tutti i controlli verranno fatti, sarà possibile igienizzare le mani all'interno della manifestazione e ci auguriamo che i nostri turisti collaborino soprattutto cercando di mantenere le distanze e non assembrandosi in numero diciamo esagerato. Quale sarà la capienza massima? Allora, il sabato 1100 persone, la domenica 1800. State pensando di organizzare anche una prevendita online? Esattamente, quest'anno la novità di quest'anno è la vendita dei biglietti online, sarà comunque attiva la biglietteria sul posto, quindi direttamente davanti Porta Maggiore, però per chi volesse acquistare i biglietti prima può usufruire di questa prevendita su Live Ticket e ha anche una piccola riduzione sul biglietto d'ingresso. Quali saranno le giornate dedicate all'evento e quali le iniziative? Allora, partiamo sabato 27, domenica 28, sabato 4 e domenica 5, l'8 dicembre, l'11 e il 12 di dicembre. All'interno della manifestazione ci saranno sempre le location che oramai sono il nostro punto forte del nostro mercatino, le ambientazioni natalizie, la casa di Babbo Natale, il paesaggio invernale e qualche chicca nuova, diciamo, perché ci piace un po' rinnovarci tutti gli anni. E poi ovviamente l'immancabile nevicata che per tre volte durante la giornata scenderà anche quest'anno. Sindaco, tante le persone e i volontari che anche quest'anno si sono adoperati per l'evento. Assolutamente sì, un grandissimo ringraziamento per il grande sforzo, anche perché viste tutte le contingenze ci sono dovuti applicare in un periodo temporale molto breve rispetto a quello che è stato ottemperato negli anni precedenti, quando nel 2019 abbiamo fatto l'ultimo mercatino, abbiamo avuto uno spazio temporale molto più importante. In quest'ultimo mese si sono prodigati dalla mattina alla sera, passando dai volontari, ai nostri dipendenti comunali, a tutto l'apparato che ha contribuito alla realizzazione del mercatino, e da parte mia non può andare che un grande riconoscimento a queste persone che hanno dato tanto per il territorio e continuano a dar tanto per il territorio. Non dimentichiamo naturalmente tutto lo sforzo delle forze dell'ordine, tutto l'apparato della protezione civile e questore prefetto che hanno sostanzialmente contribuito a far sì che la realizzazione di questo mercatino potesse procedere nei tempi che saranno rispettati con la partenza di questo weekend.